Ciao, te l'avevo promesso qualche mese fa che sarai tornato in Toscana a rendere questa palestra 100% elettrica. Allora oggi ti racconto questa storia. Prima però, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Eccoci allora in Toscana, siamo venuti in questa palestra. Ti voglio raccontare questa storia perché è particolare e quando mi hanno presentato il progetto è stato subito un amore a prima vista. Infatti si tratta di una palestra comunale, un edificio molto vecchio che è stato riqualificato completamente ed ora è diventato un edificio NZEB. Infatti hanno fatto un cappotto da 15 cm sull'involucro di questa palestra e hanno poi realizzato un impianto fotovoltaico e ovviamente hanno realizzato una pompa di calore per poterlo riscaldare e per poter riscaldare l'acqua calda per le docce. Infatti ci sono una ventina di docce installate per dar seguito ovviamente ai turni di allenamento. Come puoi vedere alle mie spalle, la palestra viene riscaldata con delle unità ventilanti, cioè delle batterie idroniche, dove all'interno ci gira acqua calda per il riscaldamento e delle ventole buttano fuori l'aria calda che viene poi indirizzata ovviamente nel campo di lavoro. Infatti questa palestra è piuttosto alta ed è molto importante direzionare il flusso dell'aria affinché non si stratifichi l'aria calda tutta sopra e quindi avere quello scomfort, no? avere aria fredda nel campo di gioco e aria molto calda poi verso il soffitto. Bene, adesso ti porto fuori dove ti mostrerò le pompe di calore installate e anche la centrale termica. Eccoci allora, siamo fuori. Queste sono le due pompe di calore, perché non te l'ho ancora detto. Abbiamo sostituito una caldaia da 250 kW con due pompe di calore da 30 kW. Quindi siamo passati da 250 a 60 kW. Questo ovviamente non è il miracolo della pompa di calore, ma il fatto che l'edificio è diventato anche NZEB. Quindi con il cappotto, con i serramenti, con il rifacimento del tetto, le dispersioni sono notevolmente ridotte. Sono qui anche con Matteo Bini di Termoimpianti, Bini Giorgio, che è stato l'autore, quello che ha realizzato tutto l'impianto. Infatti abbiamo praticamente ribaltato la centrale termica, che non era sicuramente molto grande, quindi abbiamo dovuto trovare posto, no? Per due puffer da 1500 litri e poi abbiamo realizzato la platea e le due macchine in cascata. Ecco, è molto importante questo concetto delle due macchine in cascata, perché dirai, hai messo due pompe di calore invece che una? Perché possiamo dare più affidabilità al progetto, nel senso che se per sbaglio una delle pompe di calore va in guasto, ne abbiamo sempre una a supporto. Naturalmente non possiamo riscaldare tutto l'edificio come prima, perché dobbiamo aumentare la potenza, però qualcosa lo possiamo fare e sicuramente possiamo anche garantire l'acqua calda sanitaria, che è molto importante in una palestra tipo questa. In aggiunta, cosa abbiamo messo? È stato messo un sensore ambiente all'interno della palestra. Prima la palestra andava praticamente ad orari, quindi se c'era qualcuno, se non c'era, era sempre riscaldata o sempre fredda. Adesso invece abbiamo la possibilità da remoto di controllare la temperatura all'interno della palestra, e questo è molto importante soprattutto per il comune, perché il comune ha accesso da remoto al suo impianto e può gestirla al meglio in base anche a come viene gestita la palestra stessa. E questo per me è molto importante, perché quando si parla di soldi pubblici, cioè di soldi di tutti noi cittadini, ci andiamo a fare delle piccole accortezze per risparmiare e beneficiamo veramente tutti, anche se io non abito in questo comune. Come ho detto prima, poi le macchine funzionano in abbinata al fotovoltaico. Abbiamo un grosso fotovoltaico sul tetto, quindi sarà possibile riscaldare la palestra soprattutto quando il fotovoltaico produce, ma anche preparare l'acqua calda sanitaria quando il fotovoltaico produce. Perché è importante ad esempio iniziare a prepararla già alle 10 di mattina, quando magari gli allenamenti iniziano alle 2-3 di pomeriggio. Intanto abbiamo 1500 litri di acqua stoccata a 55 gradi, pronta per essere utilizzata anche alle 6, alle 7 di sera. Ovviamente poi dipenderà dal numero di docce che viene eseguito. Adesso vieni con me che ti porto in centrale termica. Ti mostrerò quello che posso, perché la centrale termica è veramente molto piccola. Eccoci qui in centrale termica, l'ultima parte del video di oggi. Allora, come vedi, questo è un puffer di acqua tecnica. Sono 1500 litri di acqua tecnica che poi si trasforma in acqua calda sanitaria attraverso questi due scambiatori a piastre istantanei. Perché sono due in parallelo? Perché abbiamo molte docce dall'altra parte e quindi dobbiamo garantire molta acqua per le docce, perché ovviamente le squadre si fanno la doccia tutti insieme e quindi dobbiamo evitare assolutamente il disagio di trovare l'acqua fredda che esce dalla doccia.
Una cosa molto importante, ecco, nelle docce è stato messo anche il pulsante, quello che limita nel tempo l'uscita dell'acqua, in modo da consumare il meno possibile, cosa molto importante. È vero che è un edificio NZ, quindi per il riscaldamento abbiamo ridotto moltissimo i consumi, però andiamo a lavorare anche sull'acqua calda sanitaria. Allora l'acqua entra fredda dall'acquedotto, esce calda istantaneamente perché dall'altra parte c'è una pompa di ricircolo al suo interno che preleva l'acqua dal puffer da 1500 litri e la fa passare attraverso i due scambiatori. I due scambiatori decidono con che portata lavorare in base a quante docce sono aperte e anche in base alla temperatura dell'acqua. Dietro di te invece abbiamo il puffer di acqua tecnica che è identico a quello dell'acqua sanitaria, solo che in quel caso andiamo a preparare acqua tecnica che viene spillata per portare alle batterie ventilanti che hai visto prima in palestra. Quindi c'è una tubazione che porta l'acqua calda direttamente in palestra e attraverso due mega batterie buttiamo fuori l'aria calda che va a riscaldare la palestra e i giocatori in campo. Bene, con questo io ti saluto, ti do appuntamento al mio prossimo video e se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. A presto!